SOS Talent, gli artisti di oggi e di domani. Su Radio Level One. In studio, Stefania Schinto. Ciao a tutti gli amici di Radio Level One e benvenuti a questa nuova puntata di SOS Talent a caccia di talenti. Questo programma è prodotto e realizzato da Top One Communication, giovane realtà volta a promuovere la musica nuova, sì, perché il termine emergente non ci piace. Incontreremo artisti di talento non ancora conosciuti al grande pubblico e andremo a rovistare tra i loro sogni nel cassetto e a curiosare anche un po' dietro le quinte delle loro produzioni indipendenti. Poi viaggeremo lungo lo stivale per segnalare i festival e le manifestazioni canore che ogni settimana regalano grandi emozioni. Ed infine, con la rubrica Libri che parlano di musica, incontreremo un autore e parleremo con lui della sua ultima pubblicazione. Per contattare la redazione e proporvi come artista o come autore e per segnalare un festival, potete inviare una mail a sostalent@toponcommunication.eu. In questa puntata incontreremo Anna Maria Tortora. L'abbiamo scoperta su Facebook tra i candidati di Sanremo Social, la selezione per i giovani del Festival di Sanremo. Per la rubrica Libri che parlano di musica abbiamo invece incontrato due coautori sui generis, Gaspare Palmieri e Christian Grassilli, entrambi cantautori, uno psichiatra e l'altro psicoterapeuta, che assieme hanno pubblicato Psicantria, il manuale di psicopatologia cantata con la prefazione di Francesco Guccini. Questa settimana è con noi Anna Maria Tortora. Come vi abbiamo anticipato, l'abbiamo scoperta su Facebook tra i candidati di Sanremo Social, la selezione per i giovani del Festival di Sanremo. Il brano che ha presentato si intitola Il sognatore sulla luna, che ascolteremo nel corso dell'intervista. Anna Maria è giovanissima, ha molte partecipazioni a concorsi canori all'attivo e uno spettacolo teatrale. Ma andiamo con ordine. Diamo il benvenuto ad Anna Maria Tortora. Ciao Stefania, buonasera a tutti. Buonasera a te. Partiamo dall'inizio. Quando ti sei avvicinata alla musica? Dunque, mi sono avvicinata alla musica che ero piccolina. Incominciai studiando chitarra classica, poi col tempo ecco sono arrivate le prime esperienze da cantautrice, perché io fin da piccola ho scritto. Ovviamente la mia era una scrittura molto acerba. Però ecco, ho sempre avuto la passione ecco per il cantautorato, ecco il voler trasmettere sempre qualcosa. Ma arriva come prima esperienza artistica le selezioni per il Festival di Castro Caro Terme. Successivamente poi a Rimini ci fu ecco il premio Minuetto, dove il mio brano è piaciuto, e quindi Silvia Mezzanotte, che poi è l'attuale voce dei Mattia Bazar, mi invitò comunque ad esibirmi a Riccione, non a Rimini, con questo mio brano inedito che era Bambini Fragili, che era un brano sullo sfruttamento minorile. Con Silvia Mezzanotte hai mantenuto successivamente dei rapporti o il vostro incontro si limitò a quel 2005? Sì, abbiamo continuato a collaborare in quanto lei era supervisore di una scuola di canto a Modena, la Labo Musica, che c'era un bel rapporto, un bel feeling, una bella amicizia. Quindi, niente, quell'anno io ricordo molto bene che il mio papà lavorava a Pesaro e io facevo la spola da San Severo, che è la mia città d'origine, a Modena, e l'ho fatto per circa 2 anni. E quindi in questi 2 anni ecco, ho frequentato questa scuola di canto con dei bravissimi insegnanti che sono Anna Vita Politi, Silvia Testoni, Enrico Azzeni, quindi insomma tanti professionisti. Comunque anche tanti sacrifici, perché San Severo è tantissimi. E tu comunque eri giovane, eri piccola, perché se possiamo dire l'età, insomma, sì. Sì, io ho 23 anni, ho cominciato che ero al liceo e ricordo bene anche la premessa dei miei genitori, mi dissero: Anna Maria, tu vuoi farlo, però ricordati che a scuola devi sempre essere brava. Esatto. E io ricordo che quell'anno addirittura a fine anno uscì con una media più alta, quindi fu una grande soddisfazione. Parliamo del terzo quarto liceo, ecco, ero proprio piccolina. Quindi eri minorenne che giravi l'Italia, insomma. Sì. E a seguirmi tantissimo poi c'era mio padre è il mio più grande fan, si può dire. Se non avessi avuto ecco l'appoggio della mia famiglia, probabilmente non lo avrei mai fatto. E poi sono arrivate anche tantissime serate live, no?
la gavetta, la famosa gavetta, e ho cominciato a fare un po' di piano bar in villaggi, in hotel prestigiosi, serate di piano bar anche in locali, fino tutta l'estate, e poi d'inverno invece ci siamo rimessi di nuovo in carreggiata con alcuni concorsi, come per esempio il premio Recanati, che arrivò poi l'anno successivo al Castro Caro Terme, quindi parliamo del 2006. Sì, e oggi Anna Maria Tortora di che cosa scrive? Oggi Anna Maria Tortora scrive di sé innanzitutto. Dietro ogni canzone c'è un po' di me, un po' anche un po' degli altri. Mi piace ascoltare un po' le storie che mi girano intorno, e quindi poi cerco di prendere sempre un po' il succo di queste storie, cerco poi di metterlo in musica. Per fortuna, ecco, mi avvalgo della collaborazione di un bravissimo arrangiatore e autore musicale, che è Edgardo Caputo. Il brano che poi ho presentato per Sanremo Social è la storia di un artista di circo, ma fondamentalmente può essere la storia di ognuno di noi, perché insomma... Anche stasera con un po' di trucco ti esibirai. Il divertimento dei bambini tu sarai. Scendere dal cielo con una luna di Bertone. Guarderei tutto intorno con quell'aria da giullare. Mille maschere indosserai. Tu che equilibrista non sei mai stato, sei il sognatore sulla luna. Ogni notte senti dentro la paura di avere fra le braccia la solitudine. Perché lei è con lui e non è con te. Che le appartengono e stringi a te i ricordi di un passato magico. Chiuso quel sipario, dove te ne vai? Chiudi il cuore in gabbia, da solo ti addormenterai. Si scioglie il sentimento come una lacrima sul tuo trucco, come il sapore sulle labbra che più non hai. Anche stasera giù dal cielo scenderai. Il sognatore sulla luna resterai.
Rientriamo in studio, siamo con Anna Maria Tortora, abbiamo appena ascoltato il suo brano Il sognatore sulla luna. Senti Anna Maria, ma tu hai fatto comunque diversi concorsi, tra cui anche questo Sanremo Social, ma quanto sono importanti i concorsi a livello di visibilità per i nuovi talenti? Guarda, io credo, per ovviamente per mia esperienza, che i concorsi non mediatici sono una grande retta per l'artista in sé per sé, perché poi ecco quello che ne viene dopo è molto molto relativo. Per quanto riguarda quelli ecco mediatici, come in questo caso Sanremo Social, beh, sicuramente sono una grande vetrina. La cosa molto bella di questo Sanremo Social è che adesso, al di là del risultato, chi è stato preso, chi è stato no, delle polemiche eccetera eccetera, però abbiamo avuto modo ecco di rimanere 20 giorni online, quindi in piena visibilità, e quindi anche farci conoscere da chi in realtà ecco non ci conosceva. È stato ecco questo la cosa positiva in questo caso di Sanremo Social. Però per quanto concerne, sai, gli altri concorsi, credo che siano veramente più per una gavetta personale, più per una cosa propria. Ma tu trovi che ancora non abbiano il riscontro necessario a livello di media, mi sembra di capire? Sì, assolutamente. La maggior parte dei concorsi non hanno ecco dei diciamo grandi collegamenti a livello di media. Quando ti parlo di media ti parlo di contatti Rai o Mediaset o ecco quello ecco che noi riusciamo a guardare poi tutti i giorni, dai talent show ai concorsi appunto che vengono trasmessi su grandi reti internazionali. Sì. Quelli, ecco, quelli ti danno grande visibilità, e infatti la difficoltà ecco è riuscire ad entrare in quel tipo di concorso, anche di meccanismo. Per tutto il resto, diciamo che, ripeto, rimane una cosa molto ma molto piccola. Anna Maria, sempre ritornando in tema di gavetta, tu hai avuto anche un'esperienza teatrale. Sì, dunque, praticamente innanzitutto la mia passione nasce sempre un po' dalla musica, nel senso che ho avuto modo di a fare anche il casting per il Notre Dame de Paris, però ecco ho avuto poi la fortuna di lavorare con la Foyer 97, la compagnia teatrale, una compagnia teatrale della provincia di Foggia, della mia città San Severo, che mi ha proposto un bellissimo progetto su uno spettacolo che si chiamava Se non ci fosse la musica, ed era praticamente il racconto di un regista che appunto ecco ritrovava per ogni pellicola, ecco, faceva un percorso per ogni pellicola del cinema italiano e internazionale. Infatti abbiamo avuto modo ecco di vedere pellicole come Il Postino, Nuovo Cinema Paradiso, La Stangata, insomma dei brani bellissimi, dove poi ecco sono state riarrangiate queste canzoni con dei testi poi scritti in maniera inedita dal cantautore Nicola Giuliani. Quindi quelle che erano i temi principali musicali di questi film sono diventate ecco delle canzoni proprio grazie a questi testi che sono stati scritti, ed io ho avuto la fortuna di essere l'unica cantante di questo spettacolo. E proprio da questo spettacolo noi ascolteremo il prossimo brano, e con la musica di Nuovo Cinema Paradiso. Esatto. Di un'estate, di un'età, quando correva per di fiato e poi mi nascondeva un bacio, non l'avevo visto mai. E adesso qui seduta senza te, come per magia c'è l'amore, quanta fantasia, quanta poesia. Ed ecco lì il vecchio pazzo, ancora lì che grida è mia, la stessa via, come se fosse come allora, e nostalgia. E tu vai via, adesso via.
ti porta il cuore tra le stelle. Quante ragioni troverai per non voltarti mai ai tuoi amori, agli anni che non torneranno più a casa tua. Ma c'è un tempo per pensare agli occhi neri, alle tue corse, alla magia, a un bacio, a una carezza, un'emozione, un vecchio film in bianco e nero che tu rivedrai. Rientriamo in studio, siamo con Anna Maria Tortora. Anna Maria, in questo momento quali sono i tuoi progetti futuri? Nel senso, tu l'analisi quella che tu hai fatto relativamente ai concorsi, eccetera, quindi la gavetta e quant'altro, era anche una analisi un po' da addetti ai lavori, perché tu comunque studi anche comunicazione, studi marketing, ma quali sono i tuoi progetti futuri adesso? Dunque, al di là della musica, come mio progetto futuro c'è la laurea, quindi come appunto hai anticipato mi laureerò in comunicazione di imprese e marketing, con una tesi sul, insomma, su quello che è appunto il mercato discografico, e probabilmente, ecco, la scriverò con Tony Muzzi Falconi, che è un responsabile della Ferpi, e Daniele Salvaggio, che è appunto il responsabile comunicazione della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. E quindi, ecco, tanto per restare un attimo nel giro della musica, tanto perché, ecco, non ci piace. Sì. E poi invece, come Anna Maria Tortora cantautrice, ecco, adesso comincia un periodo molto molto particolare, nel senso che mi auguro che ci sia una produzione. Non nego, e quasi lo dico un po' come un appello, di aver bisogno di una produzione, e quindi anche di una casa discografica che sia pronta a sostenermi. Sicuramente non c'è la voglia di fermarsi, non c'è la voglia di arrendersi, perché sono state tante le persone che hanno creduto in me, e l'esperienza Sanremo Social me lo ha dimostrato. I miei amici, parenti, concittadini, colleghi, è stato veramente è stata una grande dimostrazione, ecco, di affetto e di stima. Quindi non mi va assolutamente di deludere loro, ma soprattutto non mi va di soffocare i miei sogni. Ci auguriamo di trovare una produzione, e quindi di produrre il primo album, con la speranza, ecco, che sia un album che possa piacere al pubblico, perché si sa, ormai tutto quello che è sul mercato discografico è molto commerciale. Invece io poi mi ritrovo a fare delle cose un pochino di nicchia, però chiaramente anche in base a quelle che sono le esigenze del mercato discografico, cercheremo di dare un buon prodotto, ma un prodotto che possa essere poi ricordevole anche nel tempo. Collaborazione è sempre con Edgardo Caputo, che poi noi incontreremo. Sì, mi auguro di sì. Edgardo è stato non solo il mio arrangiatore, il mio anche coautore, perché lui è stato autore della musica del Sognatore sulla Luna, ma lui è stato anche un po' il mio psicologo, il mio amico, quindi c'è veramente un rapporto molto forte di stima reciproca, e come lui riesce a interpretare le mie idee musicali finora non è
riuscito mai nessuno, quindi io mi auguro davvero di poter cominciare con lui questo bel progetto e soprattutto di farlo a breve. Ma senti, ma come nasce la collaborazione con Edgardo? Nasce sempre per colpa di mio padre e da lì nasce ovviamente la voglia di cominciare a incontrarci musicalmente. Abbiamo suonato insieme, poi insomma fino alle collaborazioni di autoproduzione con Il Sognatore sulla Luna e Spesso Accanto, l'altro inedito che abbiamo arrangiato all'ED Record. Allora ascoltiamo insieme Spesso Accanto di Anna Maria Tortora. Noi ti ringraziamo di essere stata ospite ai microfoni di SOS Talent e speriamo... Grazie a te Stefania, grazie a voi tutti. Speriamo anche che tu riesca a trovare la produzione che cerchi e magari chissà, tramite anche i nostri microfoni, chi può dirlo? Chi può dirlo? Magari sarebbe veramente un modo, ecco, per dirvi grazie questo, perché insomma è importante il vostro lavoro, il dare voce ai giovani e soprattutto ai giovani emergenti è un grande atto, una grande cosa, quindi io veramente di cuore vi ringrazio. Grazie ancora a te, ascoltiamo Spesso Accanto. Sogno ancora di te, siamo neve caduta come passione che brucia, la carezza di un soffio di vento, il desiderio di averti spesso accanto. Entriamo subito sulle note di Spesso Accanto e diamo il benvenuto a Edgardo Caputo. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie. Come nasce la collaborazione con Anna Maria? Mi ha conosciuto il papà di Anna Maria, che è il suo primo fan. Ed è venuto ad incontrarmi in studio, in Ed Records, che è il mio studio di registrazione a San Severo. Lì ci siamo conosciuti e poi mi ha fatto conoscere la figlioletta, che adesso insomma è quasi per laureare. Esatto. E lì è iniziata la collaborazione. Immagino che tra di voi appunto ci sia un feeling musicale. Sì, Anna Maria, abbiamo questa fortuna, ma io la ritengo una cosa fondamentale fra i musicisti, quello che debbano conoscersi anche dal punto di vista tra virgolette spirituale, insomma debbano incontrarsi come anime. Sì. La conoscenza in questo caso è stata molto fortunata, perché i gusti musicali di Anna Maria e anche le sue visioni artistiche erano molto affini, e quindi riusciamo a lavorare con molta tranquillità e questa è una cosa anche non molto comune, ma insomma capita quando le persone poi vedono la musica e anche tante altre cose dalla stessa prospettiva. Ora ci interrompiamo per qualche istante e ritorniamo subito dopo la pubblicità. Linea alla regia. Rientriamo in studio per la seconda parte di SOS Talent. E siamo al telefono con Edgardo Caputo. Edgardo è il produttore artistico di Anna Maria Tortora che abbiamo incontrato nella prima parte di SOS Talent. Anche lui pugliese, anche lui di San Severo. Ma facciamo un passo indietro, ci racconti qualche cosa di te, del tuo percorso? Io sono sostanzialmente un pianista, un tastierista autodidatta. Negli anni, piano piano,
ho indirizzato la mia attività verso la produzione musicale, fino ad arrivare ad aprire a San Severo, nel centro storico di questa città di quasi 60.000 abitanti, uno studio di registrazione super attrezzato dove poter fare produzioni. Da qui è nata la mia attività anche di arrangiatore e di compositore, perché io lavoro con la televisione, con alcuni network nazionali e con alcune aziende, mi occupo di produrre musica anche per immagini e per il teatro. Ecco, queste sono le cose che faccio in maggior modo durante insomma, le mie giornate lavorative, oltre ovviamente all'attività discografica, quella di produrre musica conto terzi o per altri autori, cantautori. Questo è sì, più o meno quello che faccio. E tu hai comunque collaborato anche con importanti nomi del panorama musicale nazionale, no? Sì, mi è capitato insomma durante un po' di questi anni di incontrare un po' di persone, di suonarci. Ho fatto delle cose con Alan Sorrenti, ho collaborato con un grandissimo arrangiatore, produttore che ora non c'è più, è scomparso, che si chiama Carlo Gargioni, che è un grandissimo musicista che ha suonato con Vanoni, Fabio Concato. E con lui ho iniziato anche la collaborazione in Mediaset, dove praticamente faccio jingle, sonorizzazione, un po' insomma il lavoro per le immagini. Sì. E questo mi ha portato anche a fare tanta esperienza. Ecco, sono stato fortunato che ho conosciuto un po' di persone di grande professionalità, ecco, che è la cosa fondamentale. Infatti anche lavorare per le immagini comunque è una devi avere anche una grande sensibilità. È un lavoro leggermente diverso, il compositore, l'orchestratore, insomma, sì, la musica per le immagini è un po' al servizio della sceneggiatura, ecco, di un testo, e poi lavora con il regista, che è quello un po' che ha in mano un po' l'idea anche estetica di un lavoro, che può essere cinematografico o anche nel mio caso teatrale, perché io faccio anche tante cose per il teatro, e quindi lì diciamo il compositore si in qualche maniera non dico che va in seconda linea, però è una rotellina, è una parte di tutto un meccanismo più grande. Esatto, che però deve funzionare bene allo stesso modo. Sì, deve essere utile allo scopo, che poi sarebbe quello di emozionare lo spettatore. Che allo stesso tempo serve anche proprio quando lavori con nuovi talenti. Perché comunque lì è un indirizzare e mettere la propria conoscenza al loro servizio in qualche modo, no? Certo, io cerco di instaurare sempre un rapporto personale, nel senso di conoscere bene le persone con cui lavoro, perché è molto importante entrare nel loro mondo musicale. Alla fine l'idea, quando il cantautore viene con due accordi e un po' di testo, ecco, poi per farlo trasformare questi appunti in una canzone e fare in modo che poi il cantautore o la cantautrice, per esempio nel caso di Anna Maria Torta, il pezzo che sia finito sia poi un pezzo loro, ecco, perché poi è un vestito che uno deve indossare, come diceva un grande cantautore a proposito, che si chiama Gino Paoli, che diceva: la canzone poi è un guanto, uno lo deve indossare, e effettivamente è così. Allora, noi ti ringraziamo di essere stato ospite ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Level One, e ci dici dove ti possiamo trovare sul web, dove ti possiamo contattare. Sul web c'è la mia pagina Facebook, che è Edgardo Caputo. Per chi invece volesse avere informazioni sulla mia attività, esatto, sul lavoro che faccio, c'è il mio sito, che è www.edrecords.it. Okay. Lì trovano, per le persone, chi mi vuole contattare può trovarmi e può anche ascoltare delle cose, perché sul sito ci sono anche parte delle produzioni che realizzo. Perfetto, allora noi ti ringraziamo ancora, ti salutiamo. Grazie a voi per questa opportunità, per questo spazio. Grazie mille Edgardo, buona serata. Grazie e buona serata a tutti. Per la sezione libri che parlano di musica, questa sera ho il piacere di parlare con due coautori, Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli. Insieme hanno scritto il libro CD Psicantria. Loro sono in tour in questo momento in Italia con la presentazione del libro edito da La Meridiana.
Ciao Gaspare, benvenuto a SOS Talent. Ciao, ciao a tutti. Come nasce la vostra collaborazione? Dunque, la nostra collaborazione nasce dal fatto che io sono psichiatra, Christian è psicoterapeuta, ci siamo conosciuti durante un percorso di formazione alla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. Lì abbiamo scoperto che entrambi eravamo anche cantautori, per cui abbiamo deciso di unire le nostre competenze musicali e professionali in questo progetto. Quindi entrambi i cantautori, uno psichiatra, l'altro psicoterapeuta, che assieme avete pubblicato Psicantria, il manuale di psicopatologia cantata con la prefazione di Francesco Guccini. Ma ci parli un po' del progetto. Allora, il progetto nasce dal fatto appunto che io sono psichiatra, il mio collega Christian, che è qua di fianco a me, è psicoterapeuta, entrambi siamo cantautori, abbiamo deciso di unire le nostre competenze professionali e musicali in questo progetto Psicantria, che consiste in un libro CD che contiene 13 canzoni che raccontano il disagio psichico e lo psicomondo attraverso appunto la canzone. Il libro è uscito con la Meridiana, con la prefazione di Francesco Guccini, e ci sono queste 13 storie che parlano di depressione, di anoressia, di ansia, di sostanze, insomma di tutto quello che fa parte del mondo della psichiatria, ed è diretto a tutti coloro che possono avere un interesse in questo senso, dagli operatori ai pazienti, ma anche semplici persone interessate che vogliono saperne qualcosa di più. Ok, ma com'è trattato questo argomento? In maniera quindi serio o comunque anche da un altro punto di vista? Ma allora, il tono con cui è trattato varia un po' da canzone a canzone, comunque in varie canzoni c'è anche l'uso dell'ironia, che diciamo fa parte anche del nostro modo di scrivere le canzoni in generale, al di là insomma di questo progetto. Quindi abbiamo deciso di utilizzare questo strumento, quest'arma dell'ironia, un po' per rompere certi stereotipi, per cui anche dai titoli delle canzoni si può vedere che sono titoli abbastanza anticonvenzionali, come Jessica l'anoressica, il cowboy bipolare, Tarzan e Border Jane. Abbiamo cercato di inventarci delle storie, però sempre attingendo dal mondo reale, utilizzando anche la fantasia, quindi rendendo queste storie un po' più speciali, diciamo. A quale brano ci fate ascoltare? Direi la psicantria che è un brano che racconta la differenza fra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta, che è il dubbio che attanaglia milioni di persone, cioè nel senso che ci è capitato proprio anche noi direttamente, tutte le volte che diciamo, che rispondiamo alla domanda che mestiere fai, sei psicologo o psichiatra, quasi tutti hanno un po' di confusione rispetto a cosa fa l'uno, cosa fa l'altro. Allora ascoltiamola assieme. Ah, quindi lei è psichiatra, ma psicologo o psichiatra? Lo psichiatra è un laureato in medicina che a volte non sa prendere la pressione, non ti palpa, non ti ascolta, non ti spoglia, non ti cuce, non sa fare un'iniezione, dà pastiglie da ingoiare dopo pranzo e gocce come pioggia dopo cena, se minacci di saltar dall'altalena lui ti ricoverà. Ma mi faccia capire, lei è quindi uno psichiatra o uno psicologo? La lingua è il mio cavallo di battaglia, sono laureato in psicologia, la cura non prevede la ricetta, la parola è la mia sola terapia. Mi spieghi che io prendo qualche appunto, ma guardi certo immagino capisco, lei soffre perché si è incantato il disco, consiglio una psicoterapia. Si sente un gran parlare di empatia, capire cosa prova un altro uomo, ma non dimenticare la simpatia, canta che ti passa con la psicantria. La 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 la
scarico il paziente, gli fa da guida nella salva oscura, è come un benzinaio di buonsenso per chi perde il senno la misura. È un allenatore che incoraggia, un falegname che toglie una scheggia, è quello che contiene la tua angoscia nelle difficoltà. E lo psicoterapeuta, chi è? Lo psicoterapeuta ascolta e scrive e scava insieme a te nella miniera. Non giudica, non ti indica la strada, è il rifugio, è la base sicura. Il sintomo ha un suo significato, che presto o tardi svelerà un segreto. E forse un giorno dal filo spinato un fiore sboccerà. E se lo chiedono tutti in terapia, transfer contro transfer cosa sia, ma non dimenticare la simpatia, canta che ti passa con la psicantria. Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato il brano Psicantria e abbiamo parlato fino adesso con Gaspare Palmieri, ma il libro è scritto da lui e da Cristian Grassilli. Ciao Cristian, benvenuto a SOS Talent. Buonasera a tutti, ciao. Allora Cristian, tu come Gaspare siete due cantautori, siete emiliani e tutti e due vincitori di Musicultura, tra le più note rassegne di musica d'autore. Sì, questo è, diciamo, è uno stimolo in più per continuare a utilizzare la musica anche nel nostro lavoro. Io vinsi nel 2008, Gaspare con il brano Mio Fratello nel 2009 si piazzò anche lui in Musicultura e oltretutto domani torno giù a proporre un'altra canzone. Diciamo che siamo stati entrambi contenti di questo prestigioso, insomma, riconoscimento da un festival importante, ecco. Le storie che raccontate sono racconti reali o poi comunque voi li in qualche modo li rivedete, li ritrattate? Ma, no, diciamo che non sono racconti reali, però sono racconti verosimili, il che vuol dire che cerchiamo di renderli più identificabili, diciamo al massimo identificabili da chi li ascolta, e quindi un po' proprio perché abbiamo studiato queste cose, quindi sappiamo quali sono i sintomi delle varie patologie, e un po' perché ci piace, come diceva anche Gaspare prima, condire con un po' di fantasia, un po' di ironia e ricucire delle storie. Queste storie prendono forma sostanzialmente da serate che passiamo, da chiacchierate, da risate, anche da idee che poi scremiamo e cerchiamo di impacchettare nel modo che più ci piace, insomma, che riteniamo più significativo per questo progetto. Ma senti, facendo una visione panoramica, no, degli altri vostri colleghi cantautori, C'è qualcosa da studiare anche su di loro? Ma guarda, ci sarebbe anche da studiare su di noi, nel senso che riteniamo che alla fine chi scriva, almeno adesso parlo per me, magari comunque chi scrive canzoni, come dire, decide, sente di trasformare una parte di sé in un simbolo che è fruibile per tutti, no? E quindi è chiaro che si parla di emozioni, si parla anche a volte di disagio, si parla di felicità, ognuno ci può mettere delle parti di sé. Da un certo punto di vista, meno male che c'è gente che scrive canzoni, no? Meno male che c'è gente che esprime attraverso questo strumento le proprie emozioni, altrimenti
si metterebbero tutte sotto il tappeto e alla fine le cose, diciamo, più futili probabilmente prenderebbero il sopravvento. Invece siamo, diciamo, è la nostra parte emotiva ciò che ci contraddistingue, ci rende unici, ecco. Certo. Senti, i cantautori sono, diciamo, un po' i fotografi dell'attualità, e voi avete avuto nel vostro libro, che ha scritto la prefazione, secondo me, il fotografo Francesco Guccini. Come nasce questa collaborazione? Questa collaborazione nasce da, diciamo, un incontro, nel senso che abbiamo fatto sentire le canzoni a Guccini portandogliele, abbiamo lasciato il CD e covavamo la speranza ovviamente che a lui piacessero. Questa speranza poi è stata soddisfatta, si è realizzata nel momento in cui ci ha scritto e onorato appunto con questa prefazione. Da lì sono poi seguiti altri piacevolissimi incontri con cene, insomma, anche suonate. Questo, diciamo, ha reso, diciamo, che più che la ciliegina sulla torta è stata veramente anche una torta, non ce lo saremmo mai aspettati. Quindi ringraziamo, ecco, siamo, penso, entrambi onorati di questa cosa. Certo. Senti, dove innanzitutto voi avete un sito internet, chi vi vuole contattare come può farlo? Allora, chi ci vuole contattare può guardare il sito internet, che è www.psicantria.it, o scrivere a psicantria@gmail.com. Lì ci sono le date dei prossimi concerti. Adesso andremo in scuola a Firenze martedì mattina a fare psicoeducazione dei ragazzi, poi andremo a Porretta al Teatro Testoni il 18 di febbraio, poi in un teatro Zeppelli a Pieve di Centro il 14 marzo, e diciamo che ci stiamo anche qui, siamo abbastanza impegnati con un tour che stiamo costruendo giorno per giorno, ecco, perché riceviamo anche, insomma, qualche proposta. Certo, ma senti, dei vostri incontri con gli studenti, come si svolgono? Che cosa fate? Allora ti passo Gaspare, va bene? Ok, va benissimo. Dunque, i nostri incontri con gli studenti innanzitutto sono contraddistinti dalla presenza della chitarra, che è un oggetto che all'interno di una scuola non entra così spesso, e quando entra però desta quasi sempre un grande interesse, una grande attenzione da parte dei ragazzi. Noi crediamo che l'uso della canzone possa essere anche proprio uno strumento educativo, ma non solo le canzoni che scriviamo noi, anche le canzoni dei cantautori. Ad esempio Christian, che lavora per un'associazione che si occupa della prevenzione degli incidenti stradali per i giovani, spesso fa ascoltare Canzone per un'amica, anzi la suona proprio lui, Canzone per un'amica di Guccini, che racconta di un incidente stradale. Quindi racconta la morte di una giovane donna, e ha sempre un impatto molto forte, molto più che dire andate piano o raccontare, insomma, raccontare solo verbalmente, dare dei consigli o delle raccomandazioni. Quindi i nostri incontri sono incontri parlati e incontri musicali, però la musica per noi è sempre un'importanza cruciale, insomma, come strumento educativo. Qual è il secondo brano che ci fate ascoltare, Gaspare? Ecco, il secondo brano che vi facciamo ascoltare si intitola Il cowboy bipolare, fra parentesi Per un pugno di litio, ed è una canzone country western che racconta appunto la storia di un cowboy che è affetto da una forma di depressione bipolare, che è quella che una volta veniva chiamata disturbo maniaco depressivo, cioè una forma di depressione in cui si alternano appunto dei periodi di tristezza, di umore depresso, ad altri periodi di euforia. Quindi è una storia un po' particolare di questo cowboy che si trova alle prese con questo disturbo. Allora, noi con il cowboy bipolare vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati nostri ospiti a SOS Talent, vi facciamo tanto in bocca al lupo e speriamo di sentirvi presto live.
speriamo anche noi. In Sardegna non siamo mai venuti, ci piacerebbe molto, anzi se c'è qualcuno che ci invita veniamo volentieri. Allora lanciamo questo appello e vediamo cosa succede, magari si riesce ad organizzare qualcosa. Bene, grazie okay. mille Gaspare. Ciao, un saluto ciao, a tutti. Ciao Cristian, ciao, è stato un piacere, buona serata. Grazie. Solo nel deserto col mio rum, il fuoco è spento, in testa c'ho Blue Moon. Non combino un cactus, non c'è l'ombra di un raptus, c'è toro sedato capo su. Ah. Piango nell'armonica il mio blues, mi manca la voglia per un bis. Non cucino il couscous, non ha soluzione il rebus, è quasi mezzogiorno e sono giù. Ma l'improvviso come un fiume in piena, mi sento come un toro nell'arena. E così spalanco le porte del saloon, piani sta forza suona di un cancan. Un'altra mano poker, applausi per il Joker, offro a tutti un giro di tequila. Boom boom! Parlo senza freno come un treno, mi schianto su ogni femmina che c'è. Provoca una rissa, seduco la sceriffa, signori va di scena il mio rodeo. Ma poi ripenso a lei che non c'è più, e come un pendolare torno giù, e vago in questa piccola downtown. Piango sulla tomba di John Brown, dormo nella stalla, evito la doccia, vivere mi scoccia nel far west. Ma l'improvviso scocca il mezzogiorno, mi accendo come un fuoco nell'inverno. Corro e sparo come nei cartoon, più ricercato di Billy the Kid. Mi attacco a un videopoker, mi gioco anche il mio pony, non prendo la mira e faccio fuoco, bang bang. Stacco qualche scalpo degli Apache, metto in sesta e premo sul gas, poi vinco le elezioni, mi sposo Pocahontas, non c'è nessuno che mi fermerà. Ma poi ripenso a lei che non c'è più, e come un crollo in borsa vado giù. SOS Talent termina qui. Vi aspettiamo come ogni settimana mercoledì prossimo alle 20 su www.radiolevel1.com e venerdì alle 23 su Radio Level 1 in FM e su Radio Stella, Sardegna 99.3. Vi ricordo che per contattare la redazione potete inviare una mail a sostalent@top1communication.eu. Vi ricordiamo che le puntate di SOS Talent si possono riascoltare in podcast registrandovi gratuitamente sul sito di Radio Level 1 nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Alla settimana prossima, un caro saluto dallo staff di Top One Communication che produce questo programma, dal nostro gruppo d'ascolto e da me. Sono Stefania Schinto.